Bentrovati a Linea Diretta, le migliori risposte alle vostre domande. Oggi parliamo di chirurgia estetica, lo facciamo con il professor Pierantonio Bacci. Ben ritrovato, caro. Grazie professore, docente di medicina e chirurgia estetica, oltre ad essere un chirurgo vero e proprio, alle università di Siena, Pavia e soprattutto Barcellona, e presidente dell'Accademia Italiana della Bellezza. Allora, professore, è appena rientrato da Roma, dove per il quinto anno consecutivo ha diretto la Fiera dell'Estetica, un grande successo. Mi permetta di chiederle che cosa è emerso dal punto di vista dell'estetica, della bellezza, che viene sempre più abbinata, a, come lei da sempre insegna, ad uno stile salutare anche nell'alimentazione. Ma quest'anno diciamo che è stata una fiera, un evento che si chiama proprio Per camminare in bellezza, quindi di prevenzione, all'insegna effettivamente dei tempi che noi viviamo, perché la chiave di lettura è stata proprio la solidarietà e la prevenzione. Molto, molto del tempo è stato dedicato sia nel campo dell'estetica pura, sia della fisioterapia che della medicina, all'alimentazione, alla buona alimentazione e a fare le cose con amore. Cioè, nel senso, la gente deve riconquistare il proprio tempo, deve riconquistare l'ascolto, deve riconquistare il piacere di andare in cucina e fare da mangiare, perché è la scoperta delle cose. Quindi fare una cosa per volta, cercare di farlo in un certo modo, perché il gestore della propria salute, della propria bellezza, sarà sempre più il paziente, non il medico. L'altro invece aspetto è la solidarietà, che è stata sempre il nostro punto di riferimento, nel senso che qualunque operatore deve rendersi conto quando una persona può avere qualche cosa che non va, quindi mandarlo al medico, allo specialista, quando c'è bisogno. Questo lo può fare il fisioterapista, lo può fare l'usciere, lo può fare qualunque persona. E poi l'altra cosa è insegnare alle persone il primo soccorso, che questa è una cosa veramente importante. Quindi con la Croce Rossa abbiamo cercato 18, cercare di insegnare il BLSD a tutte. Una cosa che mi è piaciuto molto invece è stata questa rivoluzione che abbiamo fatto quest'anno esteticamente. Insieme agli psicologi abbiamo fatto una sessione molto importante, perché l'estetica pensa sempre che sia un problema di corpo, ma non è così. Abbiamo pensato esteticamente, cioè fare qualche cosa affinché il risultato estetico bello non sia nel corpo ma sia nella mente. E è stata una cosa molto interessante, certo, è interessante, perché abbiamo scoperto come il medico si può sentire ferito narcisisticamente in alcune alterazioni del rapporto medico-paziente, in alcune difficoltà, oppure quando il paziente dice una cosa che il medico non piace. Quindi c'è una difficoltà nel rapporto medico-paziente incredibile, come dall'altra parte c'è una difficoltà delle persone ad esprimere il loro sentito, quello che vogliono. E questo è stato importante con i media, tra l'altro c'era il vice direttore della RAI, del TG2, che hanno parlato dell'importanza dei social media, perché è molto importante, perché in questi social le persone mettono se stessi. E andando a vedere questi profili, spesso anche un chirurgo può rendersi conto veramente cosa vuole dare a questa persona per cercare di migliorare. Perché spesso l'estetica, le persone non chiedono di migliorare l'aspetto esteriore, ma chiedono di migliorare la qualità della vita. È questo il vero concetto dell'estetica, a qualunque livello. Poi le chiederò qualche altra cosa, ma andiamo a rispondere alle domande dei nostri telespettatori. Stanno arrivando le mail e le telefonate. Una mail da Arezzo di Franca: dottore, mi sono rimaste le smagliature nell'addome dopo il parto, ho partorito da un anno e anche un'ernia ombelicale, si può togliere tutto? Chiede. Ma il problema delle smagliature è un problema importante. Lei pensa che in Europa quasi 200 milioni di persone sono affette da questo inestetismo, che è sempre un campanello di allarme. Ci sono anche in Italia 7 milioni di ragazzi, che sono più che altro quelli che prendono ormoni o che vanno in palestra, e quindi bisogna starci attenti a questo. Nella donna viene sempre quando? O nel menarca, oppure quando c'è la gravidanza. Qual è il concetto? Quando le smagliature sono venute, occorre trattarle per mandarle indietro. Oggi c'è una metodica ufficiale che è stata premiata dal governo italiano come miglior progetto negli ultimi 5 anni, si chiama biodermogenesi, la possono fare anche dei centri di estetica professionale specializzati, e il medico ci può mettere le mani in alcuni casi particolari. Qual è il problema? Se c'è anche un'ernia ombelicale, significa che dopo il parto è successo qualche cosa, quindi certamente bisogna vederlo, se c'è una diastasi, e insomma, lì sicuramente va fatto un intervento che è mutuabile tra l'altro. Allora, qui c'è una domanda diretta proprio a lei e su un suo progetto di cui non sapevo, ma insomma probabilmente come Teletruria sicuramente le daremo una mano se ce lo chiederà. Ho 24 anni, chiede Silvia, ho visto in Facebook di Obesity Factor,
Come faccio a partecipare? È gratuito, lei è il direttore, mi può aiutare, ce lo spiega anche a noi. Beh, di fatto è un grande progetto, un grande format che andrà in televisione nazionale e poi in web. È un progetto nato dal cuore di due ragazze giovani, una dietista Monica Germani ed una conduttrice Federica Dogana, che hanno preso il messaggio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che dice che la più grande causa di morte al mondo prevenibile è l'obesità e il sovrappeso, e quindi bisogna tutti fare qualche cosa, perché non è possibile più che il 10% all'anno dei bambini diventino diabetici. Ecco, in questo progetto fa dei casting, siamo già stati a Roma, siamo già stati in alcuni centri commerciali. Ma Arezzo verrete, sì. E penso fra 15-20 giorni sarà anche Arezzo, sarà a Firenze, sarà a Napoli. È un casting dove praticamente ci sono dei reality, delle persone che partecipano per cercare di dimagrire, per cercare di togliere le smagliature, per cercare di andare a cercare i bambini nelle scuole e da altre parti, ma è un progetto altamente sociale, tra l'altro anche col patrocinio di molte quindi società. Quindi per partecipare chiedeva Silvia. E ci saranno proprio dei casting, in modo basta fare Obesity Factor nelle... Ah, ecco, perfetto. Insomma, si trova, ecco. Sicuramente, certo che è gratuito, vorrei vedere. Allora, una mail da Francesca, è avvocata, si può fare un piccolo lifting che non si veda tanto, a 50 anni sono dimagrita, vorrei ringiovanire senza farlo tanto vedere. Questo ce lo chiede anche un uomo, Paolo, più o meno che ha la stessa età. Il problema del lifting è mini invasivo, cioè quelli fatti con i fili o piccoli tagliettini. Certo, si può fare a qualunque età, meglio 10 anni prima che 10 anni dopo, certo. Perché altrimenti la pelle è in eccesso. Da uno studio fatto 4 anni fa è venuto fuori una cosa interessante, che le prime richieste sono fatte proprio dagli avvocati, sembra strano, poi ci sono i commercianti, non ci sono i commercialisti in quella, sono al nono posto. Però certamente, molto probabilmente sono persone che hanno bisogno di non perdere il loro carisma, cioè non cambiare espressione. Effettivamente si possono fare, molti lo chiedono, sono piccole incisioni che vengono fra i capelli dove inseriamo questi microfili che sono come degli ombrelli che trazionano e ricostruiscono il tessuto, ma si fanno anche in altre parti del corpo, certamente può essere fatta. Può capitare che un filo in qualche modo si cada, si dissolva? Il filo normalmente oggi sono tutti riassorbibili, a parte casi particolari sono tutti riassorbibili in 8-10 mesi. La particolarità del filo è che normalmente si aggancia da solo. Se si sposta, si toglie, si sostituisce, ma spesso si sfila, nel senso il corpo del filo resta, qualche volta la parte superiore può venire via, proprio come dei piccoli capelli. Però il filo resta attaccato. Il filo resta attaccato, non esiste quel problema lì. Può dare qualche volta ho messo male un ematoma, per cui si prende e si cambia, ma è difficile. Ma insomma. È difficile, certo. Allora, un'altra mail da Marta di Montevarchi. Dottore, sono dimagrita 19 kg, ora mi piaccio, ma il gluteo inevitabilmente è sceso ed ho la pelle in mezzo alle gambe. Chiede se si può tagliare. Questo è il problema grosso. Uno dice sono dimagrita 19 kg e sono sceduto. Ecco, il problema è non ingrassare. Questo è il messaggio che bisogna sempre dare. Non bisogna andare al dietologo per dimagrire, bisogna andare al dietologo per non ingrassare. Questo è il concetto della prevenzione, questo è il concetto della bellezza, per cercare sempre di evitare le complicazioni. È chiaro che se io divento una 60 e poi torno a 52, il mio golf è largo e devo fare delle pence. Allora, non c'è acqua santa che ti permette di fare delle pence. Un piccolo recupero si possono fare, si può fare grazie proprio a questi fili. Noi con questi fili creiamo, per fare un esempio banale ben comprensibile, quando facciamo un cemento armato mettiamo queste strutture in ferro che fanno da corpo. Quando mettiamo un intonaco, il muratore mette queste retine per far appoggiare. Ecco, voi immaginate di costruire nel sottocute delle griglie fatte con dei capelli, dei fili come fini come dei capelli. Queste griglie, che sono fili riassorbibili in 8 mesi, e hanno una capacità di stimolare le reazioni fisiologiche, e noi le stimoliamo anche con qualche cosa, con un tipo di dieta deacidificante, con della fisioterapia, con delle puntoline di enzimi, oppure normalmente con della carbossiterapia o solo con della luce. Quindi si permette a questo tessuto di ristrutturare e i tessuti piano piano rientrano. Qual è il concetto? Se uno è dimagrito però
troppo, i tessuti sono troppo in eccesso, quindi un centimetro si recupera, 4 è impossibile, 10 peggio ancora. Allora a quel punto quando ci va ci vuole la chirurgia. Si può fare, bisogna ricordarsi anche che quando ci sono dimagramenti per i grandi obesi, quindi si possono fare anche in ambiente in clinica, in ospedale, con la mutualità, quando non è un problema estetico, ma devo dire che ci sono dei recuperi importanti. Ricordiamo sempre che chi è un grande obeso è sempre un polimalato, quindi non deve vederlo come un progetto estetico, ma un progetto medico, ma le piccole cose possono essere ricostituite, sempre però pensando che l'estetica non è un progetto esteriore, ma un progetto di vita dove la salute e l'estetica vanno sempre di pari passo. Allora, visto che ha citato la carbossiterapia, ci chiede una signora, mi scusi, ma per la cellulite è meglio la carbossiterapia o l'ossigenoterapia? Ma non è difficile dire è meglio, cioè per la mia malattia è meglio le flebo o le compresse, non è così, non è la flebo, è quello che ci metti dentro la flebo. Allora, la carbossiterapia è una delle più grandi metodologie non invasive perché è naturale, è l'anitride carbonica, il padre eterno chi per lui ha inventato l'anitride carbonica in un meccanismo particolare. Quando aumenta l'anitride carbonica e diminuisce l'ossigeno nel nostro corpo si aprono i vasi, quindi invece che 10 vasi aperti ne abbiamo 100, immaginiamo, quindi aumenta la quantità di sangue, ma non sempre la quantità di sangue corrisponde alla quantità di ossigeno, quindi una persona che è anemica per esempio o che ha un'acidità tessutale, un inquinamento tessutale, non sempre il carrettino ferro porta dietro con sé l'ossigeno, quindi è sempre più complessa. Quindi spesso si utilizzano queste metodiche di gas contouring, che è questa vascolarizzazione data dalla carbossiterapia con queste macchine che sparano ossigeno, che non è direttamente l'ossigeno che entra dentro, ma è questa stimolazione che permette di utilizzare di più l'ossigeno circolante. Qual è la cosa migliore? La cosa migliore è togliere e cambiare l'alimentazione e fare più movimento, questo è il primo. Poi, se è una cellulite fredda, la carbossiterapia; se è poco vascolarizzata, carbossiterapia e ossigeno; se c'è l'edema, la mesoterapia; se c'è il tessuto adiposo, il laser; se c'è una adiposità più importante, la liposuzione. Quindi qual è il problema? Fare la diagnosi. Quindi primo sempre problema cellulite, uno va dallo specialista. Oggi esiste uno specchio, una diagnosi con un numero, alla cellulite diamo un numero e a seconda quello è il numero c'è una... Quando il numero è basso, che c'è una, il problema non è malattia ma ancora non è estetismo, ricordiamoci sempre che l'estetica professionale non è un'altra cosa, è una cosa molto importante, come lavarsi i denti, è importantissimo, quando c'è la carie ci vuole il dottore. Quindi bisogna sempre pensare che tutti coloro che operano nell'estetica sono finalizzati, ciascuno nel proprio settore, a risolvere un problema, quindi anche il massaggio, il linfodrenaggio. Altre cose più importanti no, ma massaggio e linfodrenaggio sono, o fanghi per esempio, le terme, sono importantissimo per questo. Quando c'è qualcosa in più il medico interviene con alcuni. La carbossiterapia, per rispondere alla domanda, è una delle metodiche principali. Grazie professore, ci fermiamo per qualche istante, c'è la pubblicità, restate con noi e con il professor Bacci per Linea Diretta.